mamma milionaria non ha mai tempo libero. Al suo servizio, signora. Vuole rinfrescarsi? Ecco il mio mantello, Thomas. E portami del ghiaccio. Oh, la mia principessa, com'è andata a scuola? Ah, non chiedere nemmeno. Che significa, signorina? La mia insegnante mi odia. Una F nel test. Michelle, ti avevo avvertita. Mamma, sono solo voti. Bene, ti requisisco l'iPhone. Ehi, ma perché, mamma? E non è tutto? Dammi tutti i tuoi soldi. Non si discute. Adesso. No, non ti darò la mia carta oro. Fermati. Sei in punizione, Michelle. È ora che ti dia una lezione. Niente più soldi. Addio, vita ricca. No, sta davvero succedendo a me? Sembra che la mamma ricca faccia sul serio. Alex, i croissant sono cancellati. Prepara a Michelle dei semplici fiocchi d'avena. Buongiorno, mamma. Dov'è la mia colazione? Ah, è quasi pronta, tesoro. Spero sia qualcosa di delizioso. Wow! Il suo sushi, signora. Thank you. Grazie, Alex. Oh my god! Quante cose gustose! E what? Il suo porridge? Hmm. Cosa? Ci deve essere un errore! Ah, capisco. Michelle sembra aver capito il piano subdolo di qualcuno. Buon appetito, tesoro! Vedremo chi vincerà. Incredibile! Adoro la farina d'avena! Sul serio? Beh, ok. Oh, che delizia! Ecco fatto! Devo andare a scuola. Michelle ha mangiato il porridge. Proviamolo. Oh, che schifo! Oh, sei subdola, Michelle. La mancanza di soldi non è una barriera per fare amicizie ricche. Tesoro, stai benissimo. Cameriere, il menù. Buon pomeriggio, signore. Ecco la nostra cucina gourmet. Ai, che prezzi! Oh no. Io prendo l'hamburger e le patatine. Ah, io solo un bicchiere d'acqua. Ci credi che ho quasi comprato quel vestito? Ah, grazie. Costa quanto la mia Ferrari? Quegli hamburger hanno un profumo così buono. Beh, sono al verde. Dovrò bere dell'acqua. E se... Oh, guarda! What? È un colibrì? Cosa? Dove? Ma non vedo niente. Penso che sia già volato via. Ma perché non hai ordinato niente? È ovvio, sono a dieta. Devo mettermi in forma. Su, andiamo. Ah, solo un minuto, ho dimenticato una cosa. Vieni qui, tesoro mio. Oh no, un altro test. Prendete i fogli. Ah, classico signor Tyler. Perché le domande sono così difficili? E il signor Tyler sta sognando come al solito. Spiaggia di sabbia, conchiglie, via libera. È la mia occasione. Ehi, ragazzi, risolverò i vostri test per una modica cifra. Grazie, Michelle. Soldi in anticipo come garanzia. Oh, un delfino. Wow, è più difficile di quanto pensassi. Beh, proviamo. Giù la penna. Cosa stavo facendo? Tempo scaduto, consegnate i fogli. Bene, bene. Vediamo chi ha studiato. Ma è vergognoso. Tutte le risposte sono sbagliate. Male, molto male. Ma come? Io non ho pagato per questo. Ehi, ma che ho fatto? Come volete, non ne avevo bisogno. Il mercatino VIP è in pieno svolgimento. Venite, non siate timidi. Preziosi set di famiglia e oggetti d'alta moda. Non vedrete mai più marche di lusso a basso costo. Grazie, signorina. Che generosità. Ehi, che succede? Quello è il mio cappello, signor... Come ti chiami? Esigo una spiegazione. È una piccola startup. Michelle, sei in grossi guai. Ah, il mio compleanno è la mia ultima speranza. I miei amici ricchi non mi deluderanno. Chissà cosa c'è lì dentro. Non oso immaginare. Aprilo, aprilo. Dai, Michelle, aprilo. Spero che ci sia un milione di dollari. Eccovi qua, i miei angeli. Mi siete mancati così tanto.
Ah, adoro essere ricca. Ma che le prende? Oh no. Deve essere stato un duro colpo. Michelle, stai bene? Ai, cos'è stato? Ti è piaciuto lo scherzo? Oh, avresti dovuto vedere la tua faccia. La mamma ha una scorta di soldi, ma non è molto sicura. Ecco, nessuno si accorgerà che non c'è più. È impossibile resistere alla tentazione del denaro. Oh, ecco la cassaforte della mamma. Chissà come si apre. Sembra che sia tutto inutile. Non si apre senza il codice. Oh, questo non va bene. Beh, forse andrà tutto bene. Non muoverti, sei in arresto. Michelle, non può essere vero. Hai il diritto di rimanere in silenzio. Non ci credo. Agente, mi occupo io di lei. Agli arresti domiciliari. Gli adolescenti sono così imprevedibili. Gli arresti domiciliari sono facili se hai i tuoi giochi preferiti. Andiamo, dai! Ancora un po'! Oh no! Ho perso di nuovo! Oh no! È un'apocalisse della spazzatura! Michelle! Hai mai pulito la tua stanza? Sai qual è la chiave della ricchezza? La disciplina! Pulisci subito questo posto! Certo, mamma! Pronto? Mi mandi una donna delle pulizie! Salve, signorina! Sono al suo servizio! Ciao! Ecco il tuo compenso! $1? È uno scherzo! Beh, ok! Ti farò un favore! Ta-da! Addio! Hai assunto una donna delle pulizie! Michelle, prendi lo spazzolone e inizia a pulire! Subito! È ora di mostrare a mia madre cosa so fare! Devo solo mettere ogni cosa al suo posto! Aspirare bene il tappeto. Oh, la mia schiena. Non lasceremo scampo allo sporco. Fatto. Ciao, Timothy. E dobbiamo accogliere la mamma con una regina. Una tazza di tè? Grazie, tesoro, mi serviva. Non ci posso credere, è così pulito. Michelle, sono impressionata. La cucina è meravigliosa. Il soggiorno è fantastico. Wow. È stupendo! Beh, possiamo parlare della mia paghetta? Ah, di questo si tratta! Oh, tesoro, sono così stanca oggi! La povera Michelle fa sempre lo stesso incubo ultimamente! Aiuto! Un orribile mostro vuole mangiarmi! Tesoro, tieniti! La mamma ti salverà! Oddio, ancora questo incubo! Se i soldi non vanno a Michelle, Michelle andrà dai soldi! Vorrei migliorare il mio armadio! Guardi questa collezione, è in edizione limitata! Ci sono solo due abiti come questo! Questo è quello che ha comprato Ariana Grande! Penso che lo proverò! Sembra che qualcuno abbia deciso di giocare al ladro di moda! Ecco, il crimine perfetto! Oh, questo vestito non è di mio gusto! Addio, signorina! Wow, che diavolo è quello? Dove porta quel filo? Dritto alla pianta grane! E sembra che qualcuno sia stato colto in flagrante! Cosa sono questi trucchi da 4 soldi? Non ti vergogni, signorina? Invito alla festa VIP! Beh, cosa dovrei fare? Non posso andare indossando questa, vero? E se... Il ricco armadio di mamma è pieno di cose di alta moda! Ci deve essere qualcosa qui dentro anche per me! Un piccolo trucco con le mollette! E nessuno saprà che il vestito non è suo! Wow, stai benissimo, Michelle! Sei così sofisticata! Oh, mi fate arrossire! Quando non ci sono soldi per l'intrattenimento, puoi anche guardare la TV! Vi presento l'iPhone 13 Pro! Oh, sì! Voglio un nuovo iPhone! È costoso! Vieni da me! Ah, giusto, i soldi!
Ecco, è abbastanza? Ecco a te. Cosa? Un iPhone per un dollaro? Non pensarci nemmeno. Oh no. Ma dove vai? Ah, che giornata lunga. Sono così stufa di tutto questo studiare. E sono stanca di non avere soldi. Sì, ok, i miei voti non sono così belli. E il mio benessere finanziario dipende da loro. Ok, Michelle, devi riprenderti. Beh, tieni duro. Ora il gioco si fa duro. Incredibile. A quanti paragrafi mi sono persa? Oh my god. Sì, spero che ci sia abbastanza spazio nella mia testa per tutta quella conoscenza. Ah, che libro interessante. Michelle, piccola, sei qui? Oh, sta dormendo. Ti sei addormentata davanti al portatile. Wow, sono i suoi appunti. Michelle ha davvero messo la testa a posto. La lezione sui soldi ha funzionato. Il che significa che i soldi possono tornare. Un buon voto al test equivale alla carta oro. Oh, tesoro, sono così orgogliosa di te. La mamma se n'è andata? Beh, il mio piano ha funzionato.